Come in tutto il Paese, nella giornata di mobilitazione organizzata da Rete Imprese Italia contro la crisi e l'assenza di misure di sostegno, il grido d'allarme nella regione più artigiana d'Italia si leva con forza anche dalla provincia di Ancona con l'iniziativa alla Loggia dei Mercanti. Tra le prime file anche diversi candidati marchigiani alla Camera e al Senato alle prossime elezioni. Alla politica, Confartigianato, CNA e Confcommercio chiedono di non mettere in liquidazione le imprese. In provincia l'artigianato dà lavoro a più di 34.000 persone e rappresenta più del 25% delle imprese. I numeri sono critici però per il manifatturiero e per l'edilizia. In quest'ultimo settore nel 2012 sono stati persi 6.800 posti di lavoro e la cassa integrazione è cresciuta dell'82% in provincia. La nostra è una regione che sta subendo delle crisi delle grandi aziende tipo l'Antonio Merluni, almeno per quanto riguarda il comparto dell'artigianato. C'è una grave crisi della meccanica, quindi c'è una crisi fortissima nel settore dell'edilizia, stanno chiudendo imprese che hanno i fondamentali sani e non dipende da loro, ma dipende dalla grande committenza e dalle banche che non danno più credito. In questo momento anche le banche sono in sofferenza, però noi diciamo sempre che hanno forse sbagliato un pochettino le politiche del credito in tempi migliori. L'altra questione è il fisco. Il fisco è troppo pesante per tutti i cittadini, ma in modo particolare per le imprese. Dal punto di vista del commercio, qual è la situazione nelle Marche? Perché è così emergenziale? È drammatica, se noi pensiamo che soltanto in provincia di Ancona hanno chiuso 335 imprese commerciali e pertanto una al giorno, un'attività commerciale al giorno soltanto nella provincia di Ancona. Nella regione Marche abbiamo anche situazioni di grossa difficoltà nel sud delle Marche. Dobbiamo chiaramente fare un cambio di rotta e dobbiamo cercare di maggiore attenzione nei confronti di un mondo che è oggi il 24% del PIL della regione Marche e il 26% dell'occupazione regionale.